in collaborazione con Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Cordiale saluto a tutti da Pramaggiore. Siamo in una terra particolare, è la più grande area di vigneti biologici d'Italia e forse d'Europa. Siamo qui per parlarvi del Biodistretto Venezia con Daniele Piccinin. Daniele, cos'è questo Biodistretto Venezia? Il Biodistretto Venezia è un gruppo di aziende produttrici che si sono trovati ormai più di un anno fa assieme per tentare di fare qualcosa per migliorare un territorio, per migliorare la sostenibilità di un territorio e la qualità della vita e quindi anche di chi ci vive all'interno di quel territorio e di consuma quei prodotti. È appena partito. Siamo il primo biodistretto veneto, siamo partiti qualche mese fa e non siamo gli unici, sono partiti altri biodistretti in territorio, ma il nostro è quello più importante, quello che ha il numero di ettari già certificati biologici più grande. Lei è il presidente, obiettivo? L'obiettivo del biodistretto è quello che, come abbiamo detto, agricoltori, operatori economici, operatori agrituristici, enti locali cerchino tutti assieme di far sì che all'interno del biodistretto possano migliorare la qualità dell'aria, dell'ambiente, del suolo, la sostenibilità di tutto l'ecosistema di quel territorio. Ci fermiamo per il sommario, subito dopo una scheda dedicata appunto al biodistretto Venezia. È nato ad Annone Veneto Bio Venezia, il primo distretto biologico regionale. Il nocciolo duro è rappresentato dal vino, 837 ettari contigui di vigne biologiche, una trentina di aziende. Un distretto bio molto aperto che guarda ad una dimensione regionale, la sua importanza sotto il profilo culturale, agricolo, ambientale, paesaggistico e turistico. Il gelo fa bene all'aglio del Polesine, una coltivazione in crescita con quotazioni ritenute soddisfacenti. Una notizia positiva sul fronte degli incidenti nel lavoro nei campi. Gli infortuni nello scorso anno sono calati di oltre il 40%. Ricompaiono timidamente i gelsi dimenticati con l'eclisse del Baco da Seta. Torna l'attenzione proprio per una possibile riscoperta dell'allevamento dei cavalieri e per le more. Conto terzismo in pieno sviluppo, quasi il 35% delle aziende vi fa ricorso, i tanti aspetti positivi che rappresenta per la sicurezza, l'ambiente, per l'agricoltura di precisione. Per il kiwi, nel territorio veronese, i conti proprio non tornano, un netto calo di impianti e di produzione, colpiscono sempre l'asfissia delle piante e la PSA, il cancro batterico. Diagnosticati due casi di influenza aviaria in due allevamenti a Mira in provincia di Venezia e a Piove di Sacco in provincia di Padova. Quasi il 10% dei vigneti del Veneto orientale è biologico, una superficie di 830 ettari contigui, una trentina di aziende. È il nocciolo del distretto Bio Venezia, nato ufficialmente il 5 novembre ad Annone Veneto e che sta per essere presentato ufficialmente in regione. Un'importante novità per il territorio e un promettente valore sotto l'aspetto culturale, colturale, ambientale, paesaggistico, agricolo, turistico ed economico. Per un comune essere distretto biologico significa avere a cuore uno dei valori più importanti, che è il valore dell'ambiente collegato al valore della salute. Siccome ai comuni spetta in primo luogo il benessere in generale, inteso in senso lato, dei cittadini e delle persone, questo è uno di quegli ambiti in cui si esplica maggiormente questo benessere, l'attenzione all'ambiente e alla sostenibilità ambientale. Ma c'è un'effettiva crescita di attenzione verso la sostenibilità, verso il prodotto biologico?
Ma verso il prodotto biologico, almeno a sentire anche gli esperti e i ricercatori, c'è un interesse sempre maggiore anche nel mercato. Soprattutto un tempo era più in altri paesi europei, oggi anche in Europa, anche perché il cammino del biologico è stato un cammino che ha portato veramente a un miglioramento della produzione, nella quantità e nella qualità. Quindi c'è sicuramente questo maggiore attenzione, maggiore interesse, che è proprio di tipo culturale, anche di mentalità, oltre che di aspetti meramente economici. La sede legale del distretto Bio Venezia è a Porto Gruaro, mentre la sede operativa si trova ad Annone Veneto. Hanno aderito una lunga serie di soggetti pubblici e privati, associazioni di agricoltori, consorzi di tutela dei prodotti, organizzazioni di produttori bio, gruppi di acquisto solidale, fornitori di servizi. Potranno inoltre essere tesserati come sostenitori tutte le persone fisiche ed enti pubblici e privati che intendono collaborare con il distretto Bio Venezia, le cui porte sono molto aperte, tanto da aspirare a una dimensione regionale, a diventare in prospettiva il distretto bio del Veneto. Daniele Piccinino è presidente del Bio Venezia. La dimensione di questo distretto? Qui in questo territorio abbiamo già circa 1000 ettari già certificati biologici e questo fa sì che sia il più grande biodistretto veneto, italiano e forse europeo. 1000 ettari contigui. 1000 ettari contigui all'interno dell'area, 5-6 comuni già che sono entrati a far parte di questa area e ci sarà qualche novità. Ci stiamo aprendo per far sì che il biodistretto Venezia diventi il punto di riferimento per altri territori che vogliono aderire. Ad esempio, quali potrebbero essere i territori che potrebbero aderire? Ma il nostro obiettivo è quello di far sì che diventi il biodistretto Veneto e quindi chiederemo all'area del Prosecco se vuole migliorare ancora di più la situazione dei loro terreni, del loro clima, del loro territorio, aderire al nostro biodistretto, far sì che sempre più aziende diventino certificate biologiche. Beh, sarebbe una bella carta per il Prosecco, viste le chiacchiere che circolano attorno ad esso. È un inizio per far sì che anche il loro sistema, oltre che di grande qualità conosciuta da tutti, diventi sempre più salubre. L'avete chiamato Biodistretto Venezia. Come mai questo nome? Il comune di Premaggiore, di Annone Veneto, Porto Gruaro, San Stino sono all'interno dell'estrema parte orientale del comune di Venezia, della città metropolitana. Poi Venezia è conosciuta in tutto il mondo. Siamo all'interno dell'area DOC Venezia e quindi ricalchiamo perfettamente il stesso territorio. Qui i biologici sono soprattutto i vigneti. Altri prodotti? Ma in queste prime aziende che hanno fatto parte del biodistretto non sono solo aziende vitivinicole, c'è anche qualche azienda che fa frutta, qualche azienda che inizia a fare carne, una grande novità, pollo biologico, e aziende che fanno ortofrutta e ortaggi. Abbiamo una delle più grandi aziende che produce, trasforma e commercializza ortaggi biologici. Questo ci fa molto piacere. Notizie di Agricoltura Veneta, subito dopo un servizio dedicato all'aglio della Polesine, l'aglio bianco di OP. Torna l'incubo dell'influenza aviaria. Con due focolai sono stati riscontrati a Mira in provincia di Venezia e Piove di Sacco in provincia di Padova. Il virus è micidiale e porta all'abbattimento degli animali che possono essere contagiati. Nell'allevamento di Mira dovranno essere abbattuti oltre 20.000 tacchini. Il virus, assicurano i sanitari, non è pericoloso per l'uomo. La Regione Veneto ha fatto un'ordinanza con la quale si dispone una serie di misure restrittive finalizzate a contenere l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria. In particolare sono state definite le zone di protezione e le zone di sorveglianza, limiti precisi alla movimentazione degli avicoli. La crisi sta colpendo pesantemente l'industria, mentre l'agricoltura sta un po' meglio. In 8 anni l'industria ha bruciato 27.000 posti di lavoro, nei campi invece gli occupati sono cresciuti di 2.800 unità. E quanto rileva un'indagine della CGIL Treviso, è uno studio molto indicativo per capire come si sta muovendo il mondo del lavoro. In crescita il fenomeno del precariato e del lavoro poco garantito. Nel settore agroalimentare si evidenzia soprattutto il vino, mentre altre produzioni hanno il fiato piuttosto corto. Insomma, sta bene il vino, ma per cereali, ortofrutta e allevamenti la situazione è stagnante.
Il gelsero era una pianta familiare nelle campagne venete, coltivata soprattutto per la foglia con la quale si nutrivano i cavalieri, i bacchi da seta. Ancora oggi si intravedono tracce di filari di gelsi che un tempo facevano anche da appoggio alle vigne che trecciavano i campi coltivati a mais, a frumento, a foraggere. Ci sono timidi segnali di ritorno. Nel Veneto si cerca di ridare un po' di vita alla bacchicoltura, mentre in Piemonte e in Emilia-Romagna si lavora per valorizzare le more. Un ettaro di gelsi può produrre sino a 7 tonnellate di more. Le more, appena raccolte, sono subito avviate nelle aziende di conservazione e trasformazione. Non si trovano come prodotto fresco a causa della sua scarsa conservabilità dopo la raccolta. Sono 534.000 le imprese agricole, vale a dire il 33,4% del totale, che ricorrono a servizi di contoterzismo e, dove questo è più diffuso, cresce la percentuale dei terreni lavorati in sicurezza, con tecniche rispettose dell'ambiente e con gli strumenti dell'agricoltura di precisione. Le aziende agricole individuano nel servizio contoterzi l'alternativa più soddisfacente rispetto alla concessione dei terreni in affitto. È un modello che va sempre più anche nel Veneto, dovuto all'invecchiamento dei coltivatori e alla frammentazione della proprietà. La categoria su tutela chiede una legge che ne riconosca la professionalità e quindi l'istituzione di un albo dei contoterzisti. Situazione sempre più pesante per il kiwi in provincia di Verona, dove si concentra gran parte della produzione veneta. E quanto emerge dai dati recentissimi di Veneto Agricoltura, si evidenzia in particolare la caduta del prezzo che nello scorso anno è stata mediamente del 36%. Né per quest'anno si intravedono sensibili miglioramenti. Sul settore pesano soprattutto due nemici: la PSA, il cancro batterico, e l'asfissia radicale, che ha messo a KO 1000 ettari di piante. La produzione di kiwi nel 2016 si è attestata attorno alle 74.800 tonnellate, con un 9% di aumento. C'è stata una leggera crescita di ettari coltivati, che sono arrivati a 3.750. Il freddo non preoccupa i coltivatori di aglio del Polesine perché fa bene al prodotto. Ecco perché il recente grande gelo è stato visto positivamente per l'aglio, che sta attraversando un momento favorevole. Non c'è euforia nel prezzo e nelle vendite, ma per chi lavora bene le soddisfazioni non mancano. Valutazioni molto prudenti ma sostanzialmente positive. Le semine dell'aglio bianco polesano DOP, denominazione di origine protetta, vengono fatte dal 1 ottobre al 31 dicembre. È un periodo comunque che in genere viene rispettato anche da quello non interessato alla DOP. Il mercato sostanzialmente tiene, buone richieste arrivano anche dall'estero, dalla Germania e dalla Svizzera in particolare, dove la nobile produzione polesana si deve misurare con l'aglio di altri paesi che risulta di qualità decisamente inferiore ma di prezzo nettamente competitivo. C'è stata, a proposito della bontà dell'aglio bianco polesano DOP, un'indagine dell'Università di Padova, Dipartimento di Agronomia, che attesta che lo stesso ha caratteristiche nutrizionali decisamente superiori e un maggiore contenuto di sostanza secca, che è indice di maggiore conservabilità. Sul valore e sul mercato un'intervista con due autorità dell'aglio polesano, Massimo Tovo, presidente del Consorzio di tutela dell'aglio bianco polesano DOP, e Claudio Salvan, presidente della cooperativa Il Polesine. Quanto e quando voi siete soddisfatti? Lo siamo nel momento in cui riusciamo a presentare con soddisfazione un prodotto di alta qualità al consumatore. Quest'anno è stata una produzione molto buona dal punto di vista della qualità. Qua ne abbiamo un esempio, possiamo offrire al consumatore un prodotto tracciato e certificato DOP. Concorrenza di quest'aglio? Beh, la concorrenza è quella mondiale, sappiamo. Fortunatamente i prezzi a livello mondiale sono cresciuti, perciò non c'è più tutta questa disparità e anche noi possiamo dire la nostra parola sul mercato interno e la gente è più propensa a consumare e a utilizzare prodotto italiano che estero. Concorrenti dell'aglio del Polesine bianco? Ma la concorrenza, diciamo che noi grazie alla DOP riusciamo a dare un valore importante perché è legato al territorio, non è un marchio commerciale ma è un marchio del territorio, è questo che ci fa fare la differenza. Non ci possiamo confrontare con aglio di importazione che magari ha subito dei processi di trasformazione già prima di arrivare sulle nostre tavole, e questa è la nostra differenza. Un aglio dunque che valorizza il territorio. Sì, vabbè, l'intento è questo, di
valorizzare il territorio, di dare più possibilità di reddito ai produttori, ai condizionatori e di dare sicurezza e tutela del consumatore finale, perché sappia quello che mangia e possibilmente farlo mangiare bene e sano. Andamento della produzione, della coltivazione? La coltivazione è in leggero aumento, aumentano lievemente il numero dei soci, ma maggiormente gli investimenti. Quest'anno possiamo contare su un investimento di oltre 70 ettari a marchio DOP, che hanno prodotto una commercializzazione superiore ai 2.500 quintali. Nel Veneto sono seminati ad aglio 500 ettari circa, 400 dei quali si trovano nel Polesine, la cui produzione si aggira sui 40.000 quintali. Il 20% è certificata DOP, una coltura tendenzialmente in crescita. Il 2016 è stata una buona annata. E rieccoci per parlarvi del Bio Distretto Venezia. Qui ci troviamo in una cantina, in un tempio del vino. Siamo a Pramaggiore. Che vini si producono qua? Qui abbiamo la DOC Lison Pramaggiore che si è fusa con la DOC Piave e ha creato la DOC Venezia. Quindi come non citare i due DOCG che sono nati nel nostro territorio di Pramaggiore, della DOC Lison Pramaggiore, il Lison, Lison classico DOCG, nell'area del Piave il Malanotte, il Raboso che è diventato Malanotte. Gli altri vini che si fanno in questo territorio sono il Refosco e il Verduzzo, due autoctoni di questo territorio, e poi si va a completare la gamma con Glera, Pinot Grigio, Riesling, nei rossi Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Questi vanno a completare la gamma dei vini che ci sono anche nella DOC Venezia. Daniele Piccinina, una lunga storia hanno questi vini. Assolutamente sì, il territorio Lison Pramaggiore, pochi sanno che qui a pochi chilometri abbiamo i scavi di Marina di Lugugnana, dove dai Romani si iniziava a fare del vino e portarlo con gli otri, con le barche a Roma. Quindi la storia è millenaria della DOC Lison Pramaggiore. Noi parliamo di viticoltura dopo la seconda guerra e già in questi ultimi anni sempre di più si sta affrancando il vino di questa area, perché è un vino di pronta beva, di facile beva e molto apprezzato in tutto il mondo. Daniele Piccinino, come mai in quest'area della provincia di Venezia c'è stato tanto sviluppo di vitivinicoltura biologica? Devo dire che per le aziende come la mia, che sono partite già 30 anni fa a produrre vini da agricoltura biologica, abbiamo voluto sperimentare questo tipo di agricoltura prima di tutto perché noi viviamo in questo territorio e noi volevamo vivere in un ambiente sano, salubre e non che fosse inquinato dalla chimica. Quando sono partito io negli anni 80 la chimica la faceva da padrone. Sembrava che quando è arrivato il glifosato, grande diserbo conosciuto da tutti, non serviva più zappare il grano, zappare la vigna e si erano risolte tutte le cose. Ha creato grandi danni, oggi è bandito, sappiamo tutti che da febbraio non si potrà più utilizzare e noi abbiamo voluto vivere in un ambiente sano. Da lì è partita la sperimentazione all'agricoltura biologica, non è stato facile, sono passati 30 anni ma ancora stiamo migliorando e crescendo il nostro territorio. Devo dire che siamo stati facilitati da questo microclima che abbiamo, ci troviamo a 50 km dal mare, a 50 km dalle montagne, le abbiamo viste dietro di noi prima. Quindi abbiamo un'escursione termica molto importante giorno-notte, che è quella che fa sì che abbiamo dei bianchi molto fruttati e dei rossi, per le ore di luce e per il caldo che c'è, molto alcolici e molto strutturati. Quante aziende bio qua? Il Bio Distretto Venezia oggi ha più di 30 aziende, più di 9, quasi 1000 ettari di aziende già, terreno già certificato biologico, e questo fa sì che sia un biodistretto contiguo all'interno di un'area ambito comunali dei 5 comuni molto importante, perché fa sì che il vigneto sia più del 10% di superficie certificata biologica. Sappiamo tutti che per fare un biodistretto abbiamo bisogno almeno del 4% di superficie certificato in conversione, quindi il nostro è partito molto bene e da qui speriamo che ci sia il trampolino perché sempre più aziende convertano la loro produzione al biologico. Però qui siamo oltre il 4% di superfici biologiche. Dicevamo prima, siamo quasi al 10% della superficie già certificata in questo territorio. È per la prevalenza viticola, produzione di vite, di uva, da vino, ma ci sono già delle realtà di produzioni di ortaggi, di ortofrutta e di cereali certificati. È arrivata in questo territorio verso il litorale un'azienda molto grossa di distribuzione, la più grossa d'Italia di distribuzione di prodotti biologici certificati, e speriamo che questo sia un inizio perché questa superficie aumenti sempre di più. Vigneti biologici e vigneti convenzionali, la differenza in termini di resa.
Ma sappiamo tutti ormai dopo 30 anni è assodato che produrre biologico vuol dire perdere un 10-15% di produzione, vuol dire di dover spendere un po' di più, sempre un 10-15%, perché bisogna fare molti più interventi manuali e la manodopera, ahimè, in Italia costa molto, però vuol dire avere un prodotto che è solo espressione di trasformazione del frutto senza l'intervento di chimica o di altri prodotti di sintesi. Pubblicità, quindi un servizio sugli infortuni sul lavoro, sono fortunatamente diminuiti. Buone notizie sul fronte della sicurezza in agricoltura, settore da sempre caratterizzato da elevato rischio infortunistico. Nell'anno appena passato c'è stato un calo di infortuni di oltre il 4%. In quasi il 60% dei casi c'è di mezzo un trattore. Le cause maggiori sono la disattenzione e lo scarso rispetto delle regole di sicurezza. Negli incidenti sono coinvolti in particolare anziani che hanno più di 65 anni. Altra causa, la presenza in aziende di lavoratori poco preparati, precari, stranieri, con contratti al limite della legge. Inoltre, continuano a circolare troppi vecchi trattori e vecchie macchine, i quali dovrebbero essere rottamati per essere sostituiti con mezzi dotati di sistemi e di strumenti di sicurezza e di prevenzione. Rinnovare il parco macchine dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari, che è però reso problematico dalla scarsa redditività del lavoro agricolo, dall'invecchiamento degli imprenditori, dal ritardo che si registra nel dare gli incentivi. Purtroppo il settore della meccanica agricola è diventato il primo in Italia come numero di infortuni, soprattutto per infortuni mortali, ha superato addirittura il settore delle costruzioni. E quindi con le adozioni dei sistemi di sicurezza previsti dal decreto 81 hanno portato a una drastica diminuzione di questi fenomeni e ancora di più ci si aspetta dall'adozione del regolamento di revisione per la circolazione stradale che partirà entro la fine del 2017. Cosa comporterà questo? Allora, intanto questo sistema è previsto solo per il parco circolante, cioè per le macchine che circoleranno nella pubblica via, mentre il decreto 81 è per tutte le macchine anche in ambiti privati. Per la circolazione stradale sarà obbligatorio passare una revisione che sarà fatta a prezzi calmierati, probabilmente attorno ai 100 euro. Chiaramente la macchina però dovrà rispondere a tutti i requisiti previsti da questa regolamentazione e quindi essere a posto dal punto di vista frenante, dal punto di vista dell'impianto elettrico e dal punto di vista della sicurezza. Questo servirà a rendere il parco circolante italiano, che conta più di 2 milioni di veicoli di parco circolante, un parco circolante che sia all'altezza dei nostri competitor europei come la Germania e la Francia, che da molto tempo usano la revisione come sistema per avere delle macchine sicure e per diminuire gli infortuni in agricoltura. Rieccoci a Pramaggiore per parlarvi del primo distretto biologico del Veneto, il Bio Venezia, con Daniele Piccinin. Questo qui è un vigneto bio particolare. Ma qui stiamo facendo delle sperimentazioni di agricoltura biodinamica, dove stiamo eliminando, oltre che al concetto fisico di biodinamico, anche la concimazione con preparati di origine animale. Qui, perché l'azienda è totalmente certificata vegana, abbiamo voluto fare delle semine con dei miscugli di leguminose per far sì che anche la concimazione sia vegetale e non di origine animale. Chi sono i soggetti che aderiscono a questo distretto? Siamo partiti dal gruppo promotore, che erano un gruppo di produttori già certificati da enti pubblici, università, associazioni come il Consorzio Vini Venezia e operatori turistici, operatori economici e i cittadini. Daniele Piccinin, ma un'azienda che cosa deve fare per poter diventare biologica? Che cosa chiedono gli operatori di poter fare? Gli agricoltori ci chiedono sempre di più informazione e formazione. Abbiamo bisogno di far conoscere il mondo del biologico e come si produce. Ecco perché collaborare con scuole superiori, università, perché abbiamo bisogno di ricerca, migliorare sempre di più le capacità e le possibilità in agricoltura biologica e come fare l'agricoltura biologica. Quindi stiamo avviando un progetto di formazione per i nuovi agricoltori e per il mondo biologico. C'è collaborazione? Assolutamente sì, e a breve il biodistretto, uno dei primi compiti del biodistretto sarà proprio questo. Ecco, un capitoletto dedicato al turismo rurale, ambientale.
Ma noi dobbiamo sapere che nel nostro litorale dell'Alto Adriatico abbiamo un numero spaventoso di turisti che vengono a visitare il nostro territorio, a godere delle qualità del cibo e del vino del nostro territorio. L'obiettivo è quello di incentivare la filiera corta, di vendere sempre di più i prodotti di questo territorio e perché no anche ai turisti. Vorrebbe dire lasciare un buon ricordo dei nostri prodotti a turisti che vengono nel nostro territorio non solo per godere del nostro Alto Adriatico, il nostro mare che è bellissimo, ma anche dei prodotti che ci sono nell'entroterra. Quindi un biodistretto che anche calamita può essere calamita turistica? Assolutamente sì, gli operatori economici e turistici hanno capito che con il biodistretto potrebbero migliorare ancora di più l'offerta ai loro turisti. Un plus valore per i prodotti, per i vini e per gli altri generi che qui si producono? È un plus valore perché se riusciamo a incentivare la filiera corta vuol dire spendere meno per vendere dei prodotti a prezzo pieno nel territorio e perché no, facendo spendere meno anche i consumatori di questo territorio. E come sempre chiudiamo con un detto veneto: se mai ti scomissi, mai ti finissi. E noi dobbiamo l'obbligo di iniziare a migliorare la qualità e la sostenibilità del nostro territorio e noi da 30 anni stiamo facendo questo. Speriamo molti altri approccino questa nostra filosofia. Insomma, bisogna partire. Noi siamo partiti. Sempre. Appuntamento con Agricoltura Veneta la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, Luce e Gas, energia dalle nostre mani.